Cari amici, buon sabato, bentornati su Mirado di Rado. Oggi 30 novembre, ultimo giorno del mio Everyday Shave November. Sono abbastanza emozionato perché concludo questi 30 giorni di rasatura quotidiana con grande soddisfazione, grande gioia. Qualche disastro durante il mese c'è stato, un paio forse, però mi hanno aiutato a comprendere meglio le dinamiche della mia barba, a comprendere meglio il mio viso, la tecnica, e quindi un bilancio molto positivo, estremamente positivo. Oggi utilizzerò la linea sapone after di Extro Positano. Ecco qui, la mia quarta linea di Extro. L'avete vista nell'unboxing di qualche giorno fa. Sapone, sempre base vegetale, eccetera, eccetera, come sappiamo tutti, aftershave, con i suoi immancabili oli in sospensione. Eccoli qui, vedete? Quando andrò a utilizzarlo, lo agiterò per bene e si mischieranno, intorbidendo l'aftershave e quindi rilasciando i loro profumi. Profumo che persiste durante la giornata, modificandosi un pochino, quindi la piramide olfattiva viene espressa a pieno. Vi leggo le caratteristiche del prodotto. Intanto vi dico ciò che sento io a naso. Ok, andiamo ad aprire. Ciò che sento io a naso. Sento subito un floreale delicato, molto delicato. Quando ho chiesto alla mia consulente personale sui fiori, la mia compagna che è un'esperta fiorista, mi ha detto questo è gelsomino. Ok, ci sento anche della rosa. Io la rosa la so riconoscere, quindi ogni tanto a naso, ma questa cosa delicata, come una rosa, è rosa. E poi mi dice che c'è gelsomino. Sentivo una nota fruttata dolce che non avevo idea di cosa fosse. Poi ho letto la piramide olfattiva e ho detto, ah, ecco cos'era. E quindi ora vi leggo la piramide olfattiva. Testa, tono di testa. Verde, fico, anisata. Era il fico, quel frutto che sentivo. Note di cuore, gelsomino e mughetto. Ciclamino, rosa e orchidea. Anche l'orchidea, in effetti mia madre ne ha tante di orchidee. E ogni tanto, quando siedo vicino alle piante di orchidea che ha, perché magari ha una poltroncina da quelle parti, così è, un po' il profumo si sente. Poi ci ho fatto il naso ormai, quindi forse non me ne accorgo più. Però un pochino c'è. Fondo, ambrata legnosa, musk terrosa. Queste note di fondo io non le ho mai percepite. Lo utilizzo già da un po', anche se il livello non è sceso tantissimo, perché ho altri prodotti che metto a giro, però questa nota finale, nota di fondo che dovrebbe rimanere quindi in là, ecco, forse quella terrosa sì, un pochino c'è questo sentore ambrato, ecco, forse più ambrato che non terroso. Però il fico tantissimo. Io personalmente gelsomino e rosa li sento, perché c'era un dubbio che non sapevo cosa fosse. Magari se avessi annusato più volte il gelsomino l'avrei identificato subito. Però diciamo che nel complesso è un ottimo profumo, a me piace tantissimo, delicato ma comunque piacevole da sentire e da risentire soprattutto, quindi anche quando durante il giorno magari scaldate un pochino le mani e annusate perché avete dato l'after in splash, oppure anche il viso, questo profumo che torna durante la giornata è molto piacevole. Edwin Jagger Pink, nelle mie sbarbate quotidiane, o è questo, o è Gillette Tech, o al limite 37C Slant, anche se non lo sto usando quasi più, perché la testina Slant, non lo so, non mi, in questo periodo non mi attira. Armato di Feather, in secondo utilizzo. Tutti voi che mi conoscete ormai da quasi da 6 mesi, sapete che io uso le lamette una volta sola e poi le butto. Ieri ho fatto una passata sola, una sola, di contropelo diretto, più qualche piccola rifinitura, con questa configurazione.
utilizzando solo un lato. Oggi utilizzo l'altro. Quindi la lametta è nuova. Nei rasoi non è facile individuare un lato della lametta o l'altro, perché i rasoi sono simmetrici. Quindi il lato destro-sinistro è uguale. Quindi io come faccio a capirlo? Ci faccio una tacca? Non sia mai. Volendo potete farcela una freccettina, ma è un peccato, io non andrei mai a intaccare il mio rasoio. Cosa lo faccio con l'Edwin Jagger? Perché con l'Edwin Jagger? Perché l'Edwin Jagger ha qui scritto Edwin Jagger. Come devo fare per far vedere? Comunque, fidatevi di me, c'è scritto Edwin Jagger qui. Quindi io ieri ho utilizzato il lato Edwin, oggi utilizzo il lato Jagger. Basta leggere, qui nel colletto in basso. Se usate fare una sola passata, oppure se volete usare la lametta due volte, ma col filo sempre perfetto, questa può essere una buona tecnica, a mio avviso. Ok? Pennello, come sempre, il Bruce. Perché lo sto oggi lo utilizzo per uno scopo, a parte con Extro mi piace, ma lo utilizzo per uno scopo perché sempre più amici mi hanno chiesto consigli in questa settimana, anche miei amici nella vita, non solo su YouTube, mi hanno chiesto consigli su un buon pennello che non costi tanto e che sia piccolino tutto sommato, ma con una buona resa. È morbido perché magari dicono: no, io il maiale mi piace, sì, ma sulla mia pelle vorrei qualcosa di più delicato. Eccolo qua, vi metto in descrizione il link per acquistarlo, quindi andate tranquilli. Chiacchierata iniziale e ora ci si sbarba. Acqua calda c'è, per fortuna io ho una caldaia abbastanza reattiva. Il brusco non lo metto a bagno. Lo lavo, cioè lo passo sotto l'acqua, lo strizzo un pochino e basta. Non gli faccio fare l'ammollo. Amici neofiti, ne ho qualcuno che mi segue. Neofita, neofita, neofita proprio, Viso bagnato, vedete, acqua calda, pennello, inumidito e strizzato. Anzi, lo passo ancora un po' sotto l'acqua, perché si asciuga subito il brusco, quindi sapone già alla mano, aperto, e poi subito, dopo averlo strizzato, via, qualche giro all'interno del prodotto. Inizia a fare la schiumetta. Questa è già sufficiente. Sembra protoschiuma, cioè quella schiumettina che non serve alla mazza e che noi facciamo cadere nel lavandino, ma vi assicuro che i saponi extra sono così concentrati che anche quella diventa crema. Vedete? La crema c'è. Con questa quantità di umidità abbastanza esigua, c'è una sorta di effetto neve, ogni tanto vedete qualche pulviscolo che esce. Io allargo il pennello così nel mento e aggiungo qualche goccia d'acqua all'interno. E torno a montare.
Con questi movimenti il pelo si idrata, si ammorbidisce, la pelle si massaggia, predisponete il tutto alla natatura. Se il montaggio risulta opaco, come nel mio caso, aggiungete altre gocce d'acqua nel pennello. Ora non lo mostro perché l'ho fatto vedere prima, ma quando il montaggio è lucido, come in questo caso, non si vedrà benissimo, ma vi garantisco che è lucido. E c'è un sacco di prodotto, guardatela quella schiumetta che sembrava evanescente. In realtà ha prodotto un bel montaggio. Ok, ho imparato a asciugarmi le mani senza prendere l'asciugamano, altrimenti mi prende in giro perché lo ripiego. No, ci mancherebbe. Però per andare un po' più in velocità va bene così. Lato jugger, contro pelo diretto. La barba è corta, 20, 24 ore, quindi, anzi, 20, 27 ore, dai. Fatta ieri alle 7, quindi non so, ai 10. Sì, dai. Piano, Leggeri, leggeri, non calcate, amici neofiti, non calcate. Sennò poi le bollicine, le cose... No, leggeri. E fu così che oggi si sfracellò Manuel. Vamos. Allora, in quella zona che io affronto subito a lama viva proprio, io ho una vertigine. Qui ho una vertigine. Quindi qui il pelo verso il basso, io, cioè se vado così vado in contropelo. Qui invece va in questo senso. Allora io non attacco in questo modo, ma ho imparato ad andare un po' in diagonale. E allora tendo, poi farò delle rifiniture, ma intanto va bene così. E poi classico, insomma, movimento.
Caro amico neofita, non ti sto dicendo di fare il contropelo diretto, Ti sto solo dicendo di fare movimenti leggeri, fai camminare il rasoio senza calcare troppo, guarda come lo poggio, non così, così, ok? Lavora con il suo angolo di rasatura. Fai solo passaggi di pelo all'inizio, verso del pelo e basta. Non sarai perfettamente liscio, sarai ordinato, non irritato e imparerai pian piano a dosare tutto quello che c'è da dosare. Non avere fretta dei risultati, perché arriveranno. Mi sono graffiato qui? Boh, vabbè. Primo giro andato, aspetto che torni l'acqua calda. Poi sciacquo il secondo giro. Di rifiniture. I baffi non l'ho fatto in contropelo diretto. Ora che ci penso, distratto dalla spiegazione, devo fare. Se decidi di fare la seconda passata di contropelo, lascia il viso bagnato dal risciacquo gocciolante e prendi il pennello e continua. Avrai un montaggio molto scivoloso. Io aggiungo ancora un po' d'acqua. Avrai un montaggio scivoloso molto idratato dove far scorrere bene il rasoio e la lametta con delicatezza. Io ci farò le rifiniture e i baffi in contropelo, perché mi sono distratto e li ho fatti nel verso del pelo, li ho fatti scendendo invece che salendo. Vabbè, pongo rimedio. Lato Jagger, ok.
ho la barba molto storta io in quella direzione, però... A posto. Basta. Quando asciughi il viso, tampona e non strofinare perché le salviette, per quanto morbide, c'è un capello, cos'è? Oh. Per quanto morbide possano essere, comunque fanno attrito. Io magari strofino in alcuni punti dove mi sono accorto di aver lasciato del sapone, ma poi sulla rasatura in realtà tampono. Ok. Non c'è bisogno di tappare buchi, nel senso non c'è bisogno di cicatrizzare alcunché. Sciacquo un pochino gli arnesi così ti illustro, caro amico neofita. Ti illustro alcune cose. Allora, sciacquiamo un po' di prodotti e un po' di accessori. Bene. Giovedì siamo stati 1 ora e un quarto in diretta e c'è anche chi mi ha chiesto se queste dirette hanno una cadenza specifica o se sono a tradimento. Ho già commentato, ho già risposto commentando, anzi, ma sì, ogni giovedì dalle 18 alle 19, quindi stiamo insieme un'oretta. Poi se c'è necessità allunghiamo un pochino come è successo giovedì scorso, ma con grande piacere, ci mancherebbe, insomma. Si sta insieme, si sta in compagnia. Poi ecco c'era Donato, il monco, che ha detto: io vado a studiare, se ci siete ancora, arrivo dopo. È tornato e c'eravamo ancora, quindi a posto, insomma, si è riunito la conversazione. E poi ogni tanto non c'era chi ha commentato questa volta, che mi sono perso entrando magari un pochino più tardi rispetto agli altri. Positano di Extro, una crema, le dinamiche Extro sono eccezionali, poco prodotto per
un montaggio molto corposo, come avete notato, molto molto corposo, con un pennello come questo che riesce a Rasoroc Bruce, no? Che riesce a a far esprimere in maniera molto veloce e abbondante la schiumosità, la cremosità di un sapone, prelevato pochissimo, hai visto che erano macchiate le punte di una schiuma all'apparenza evanescente che solitamente noi lasciamo cadere, quando facciamo il prelievo, lasciamo cadere nel lavandino tutta quella schiumetta che si crea perché l'acqua al volo attacca al sapone e schiuma. Quindi non è il prodotto prelevato proprio a cucchiaino, ma è qualcosa di reazione chimica che poi cade nel lavandino. Anche quella monta. Anche quella monta. Ci vogliono movimenti circolari ampi, avete visto, io ne faccio sia di, come dire, di orizzontali che circolari. Con l'aggiunta di acqua, poca alla volta, si ottiene un buon, ottimo risultato. Poi il montaggio liscio e lucido è la sensazione di bagnato sulla pelle. Bisogna provare la sensazione di umido sulla pelle e quindi vuol dire che il montaggio è arrivato a destinazione. Continuiamo a massaggiare se abbiamo piacere. Deve essere veramente un trattamento che ti fai, no? Un relax totale e quindi continua, continua, continua. Dopodiché il rasoio leggero, mano leggera, pelle tesa e a posto così. Quindi se fai il passaggio di pelo qui, tira la pelle e fai il passaggio di pelo. Tira la pelle e fai il passaggio di pelo. Quando vai in contropelo, tendi e vai in contropelo. Tendi e vai in contropelo. Io magari non lo faccio perché è sufficiente per me fare così, ma dipende dalla persona e capisci il tuo verso di crescita perché hai visto che ho detto contropelo diretto e faccio così perché qua va verso l'alto. Quindi se la barba è un po' lunghetta, guardala, capisci bene il tuo verso e vai. Cosa che col multilama spesso non facciamo caso, andiamo sempre in sotto, poi di nuovo schiuma o sapone e sopra. Basta. E rimangono, passi il viso, tra, 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 e dici no, cacchio, non mi sono fatto la barba. Invece è solo una questione di crescita del pelo, di conoscere la mappatura del proprio viso. Edwin Jagger è sicuramente il rasoio che tutti i neofiti, magari non rosa, prendilo in maniera diversa. Questo è della mia compagna, quindi è per questo che è rosa, perché lo usa per le gambe. Perché sì, si può fare anche la depilazione delle gambe con la rasatura tradizionale, un rasoio di sicurezza dolce, dalla geometria dolce come l'Edwin Jagger. Anche se storicamente le donne utilizzavano un qualcosa che sembrava un fatip. Cercatevi qualche cosa online, sembrava un fatip, una cosa spaventosa. Compratelo, di solito ci escono delle lamette. In questa versione qui, nella versione pink, le lamette che ci sono uscite sono le Feather Black. Feather, perché black e yellow sono la stessa cosa, le Feather. Le Feather sono molto affilate, sono delle lame che bisogna saper usare, bisogna conoscere, quindi inizialmente forse sono troppo. Se trovi l'offerta, anche su Amazon, magari metterò un link in descrizione, con Derby Extra. È meglio la Derby Extra, è la lama più diciamo più protetta perché ha dei rivestimenti in determinati materiali che fanno sì che sia più scorrevole e più dolce sulla pelle. Se hai una barba non troppo dura va bene, se la barba è un po' più duretta ci vuole una lama più incisiva e allora forse una Feather va bene, però il neofita deve fare attenzione, quindi inizialmente prova. Prova, riprova, riprova senza pretendere grandi risultati. E allora otterrai sicuramente una buona esperienza. Giovedì abbiamo parlato di esperienza utente, oggi ribadisco il concetto. Farò un video dedicato a questo, dove parlerò di argomenti anche diversi dalla rasatura. Manca da applicare l'aftershave. Siccome ha gli oli
Eccoli qua, li vedete bene, no? Gli oli gialli in sospensione sul fondo. Io vado ad agitare, così si mischiano per bene. Io agito un po' tutti gli after. Poi, se serve, vedete come si intorbidisce subito? E questa è la chiave degli oli in sospensione. Generosissimo io sono nelle porzioni di after. Ancora un po'. Allora, aftershave, potente, eh? Potente, come tutti gli extra del resto, quello meno potente finora che ho avuto modo di sentire sulla pelle è arancia italiana, un pochino meno potente a livello alcolico, però sempre una buona presenza sulla pelle. E sensazione, il profumo, insomma, il profumo che viene subito. Io sento subito il fico, proprio il frutto del fico. Voi immaginate un fico bianco, dolcissimo, lo schiacciate tra le mani e ve lo passate in viso. Fico, poi c'è il sento verde. Fico e la foglia di fico, tutta la buccia, vai, poh, in faccia. Sì. Quando mangiate i fichi, quello è. Poi durante la giornata e anche sulle mani, resta il floreale, resta il sentore floreale, quindi tutte le note floreali che vi ho letto in precedenza. Il naso di un tonsore si allena un po' alla volta a riconoscere i profumi, però io vi dico, sento dei fiori e un frutto, poi vado a leggere mughetto, rosa, orchidea, fico, e cioè, allora dico ok, eccola, la dolcezza, perché poi si sente questo dolce, ok, questo zuccherino, ed è il rimando al fico. Quindi Positano dice già tutto. Ok, quindi linea soddisfacente. Io l'ho comprata alla cieca, senza avere dei riferimenti sensoriali, perché non ho letto la piramide olfattiva e ho fatto male, perché sul sito è dichiarata, andate sugli after e avete la piramide olfattiva, il sapone è la stessa cosa, ok? Se poi acquistate anche la crema idratante, il sentore c'è, sarà molto debole, ma c'è. Positano, non c'è niente che odora di Positano nel mondo. A parte Positano stessa, andandoci magari, vivendo esperienze, acquistando frutta e verdura, che ne so. Mentre se comprate arancia italiana, sapete che saprà di arancia. Ora, arancia rossa, arancia gialla, arancia spremuta, arancia fresca, arancia essiccata o candita, è arancia italiana. Bergamotto di Calabria è il bergamotto. Quindi se avete mai annusato un bergamotto, è quello. Certo, Positano è un qualcosa di più complesso e quindi andatevi a leggere prima le descrizioni olfattive, le piramidi olfattive, e poi decidete. Anche se poi nel complesso annusarlo, magari ci sono delle elencate delle sensazioni che a me potrebbero piacere, ma mischiate insieme mi danno fastidio. E l'ho comprato alla cieca. È arrivato nell'unboxing, avete visto, l'ho aperto, annusato e ho detto come me lo aspettavo. Quindi ero riuscito a immaginare perfettamente la sensazione che avevo provato. La satura completata, ben riuscita, un po' di irritazione io sotto il mento me la procuro sempre, metterò un po' di crema idratante e andrà tutto a posto. Crema idratante, scegliete, cari neofiti, scegliete quella che volete.
anche la semplice Nivea. Se il produttore, oltre a sapone after, fa anche la crema idratante, abbinatela, perché comunque è una coerenza di sensazioni, di profumi che può far piacere. Altrimenti va bene un prodotto qualsiasi da banco. Poi magari se avete già un percorso di scelta nei prodotti, affidatevi al vostro personale giudizio. Ci vediamo giovedì per la diretta e non è escluso che durante la settimana io vi pubblichi qualche breve video in cui vi dico alcune mie impressioni. Quello sull'esperienza utente sicuramente lo farò, quindi ci sarà un altro video. Giovedì saremo insieme per un'oretta come sempre e sabato prossimo ancora rasatura. Oggi termina il mio Everyday Shave November, continuerò a radermi ogni giorno? Lo scopriremo. Vi ho già anticipato qualcosa, ma non lo so, io cambio idea molto facilmente. Ok? Alla prossima, buon fine settimana e a presto su Mi Rado di Rado. Ciao!